Eccoci qua, buonasera a tutti ragazzi dal vostro Carta Curva Nord, fine della partita, Inter Udinese finita 1-0, partita di merda, a prescindere dai 3 punti, portati a casa grazie a un calcio di rigore rivisto tra l'altro dal VAR, Mauro Icardi con il cucchiaio appunto realizza il gol dell'1-0, quindi... Che c'è da dire in questa partita di merda? Non ho visto nulla. Dopo l'esclusione dalla Champions League, non ho visto nessuna reazione. Nient'altro che aver vinto in maniera così semplice, lineare, col minimo sforzo, ma tutto il resto è stato veramente uno schifo. A me questa partita non mi è piaciuta per niente. Se poi l'importante era portare a casa i 3 punti, ben venga, i 3 punti sono arrivati, ben venga così per la classifica, per allungare appunto sulle altre rivali come Milan, Lazio, Roma, ma tutto il resto è stato veramente vergognoso. Mi ha fatto veramente schifo, io sinceramente ragazzi ve lo dico chiaro e tondo, non me nascondo a dirlo, poi per quanti di voi mi potranno criticare qua sotto, nei commenti poco mi interessa, perché io non ho visto un Inter, sinceramente non voglio manco più incazzare, perché non ci sto più a incazzarmi con certe situazioni. Se voi questa la prendete come una grande vittoria, io sinceramente non la prendo per niente come una grande vittoria. Solamente per i 3 punti portati a casa. Icardi si è svegliato solamente con il calcio di rigore, poi si è mangiato un gol di testa, come avrete visto. La fase difensiva, stranamente, oggi ha retto abbastanza bene. Non è che davanti avevamo Real Madrid e Barcellona, c'era un semplice Udinese del cazzo, che comunque, io non lo so, questi risultati di certo non mi fanno ben sperare per il futuro, ve lo dico chiaramente. Non è crisi, ma non è manco, diciamo, a dire che è stata una grandissima partita, anzi, manco per niente. L'avete voluta vincere così? Va benissimo. Per il morale. Venivamo da un pareggio con una sconfitta in Champions League, molto un pareggio che è stata come una sconfitta perché essere usciti è stata bruciante, perfetto. Dopo la sconfitta con la Mertus ci poteva stare, il pareggio con la Juve, la sconfitta con il Tottenham, però ragazzi, questa era una partita comunque che si poteva vincere tranquillamente anche 3-4-0, se c'era un'altra Inter con un'altra più fama, più voglia di vincere. Io non ho visto niente. Io ho visto semplicemente una partita sterile. Partita sterile. Lautaro Martinez, che entra al 54esimo, non ha cambiato le sorti di questa partita. Bei movimenti di tutti. Borja Valero, come al solito suo, ormai si sa che da pensione. Ma a me, francamente, questa grande vittoria non mi è piaciuta. Un 1-0 di misura, per carità, poi probabilmente questo 1-0 servirà a eccellenti risultati. Ma oggi, per me, è stata una partita molto sterile. Molto sterile, fate come vi pare. Pensatela come volete. Il mio pensiero è questo. Non ho da aggiungere altro, perché questa partita non c'è da aggiungere molto, perché è un 1-0 sterile, semplice, una vittoria che diciamo... Cercata, voluta? No, non più di tanto. Dobbiamo ringraziare che il calcio di rigore appunto è stato riguardato al VAR, altrimenti nemmeno quello probabilmente facevi come gol, perché tanto le situazioni clamorose non ce ne sono state. Quindi poco da fare e c'è poco da dire, ragazzi. Condividete il video, lasciate un bel like, fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di come è stata questa partita, se così si possa definire una partita. E continuiamoci a iscrivervi al canale. Grazie ragazzi, buona serata.